Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po vicino all'Argine, siamo nell'Argine che porta da Taglio di Po a Porto Tolle. E che dire, il gruppo Plastic Free encomiabilmente hanno fatto la raccolta, un po' di volontari di questa associazione straordinaria hanno raccolto tanti tanti residui, inerti, eternit, immondizie, eccetera. Cos'è successo? Che qualche furbacchione, qualche criminale, come l'hanno descritto qualcuno, ha dato fuoco a questi rifiuti. Vedete che non solo ha dato fuoco ai rifiuti, ma comunque ha anche rischiato, visto che c'è un periodo di grandissima siccità, di poter incendiare anche parte di questo territorio. Ecco, vediamo qua, c'è il pre-argine e quindi poteva veramente venire fuori anche un incendio abbastanza preoccupante e pericoloso. E che dire, prima cosa ringraziamo Plastic Free per tutto quello che fa e queste raccolte fatte da volontari che, ricordiamo, non prendono assolutamente niente e mettono a disposizione il loro tempo e soprattutto le loro fatiche. E poi questi deficienti che danno fuoco in questa maniera. Qua tra l'altro la cosa è successa penso sabato, oggi è lunedì, c'è una puzza di bruciato tremenda, vedete che hanno bruciato anche plastica, niente da dire. Ecco, leggiamo questo cartello che c'è scritto: questi rifiuti sono stati tolti all'ambiente dai volontari di Plastic Free Onlus Plastic Free. Io naturalmente ringrazio come cittadino gli amici di Plastic Free. Vorrei, visto che l'aveva anche annunciato il vice sindaco di Taglio di Po, che avrebbero messo delle fototrappole, che queste fototrappole fossero messe finalmente e che potessero essere colpiti e sanzionati i criminali che danno fuoco. Vedete quanto hanno preso, quanto spazio il fuoco di questi scellerati. Speriamo non si ripeta più e soprattutto speriamo che finalmente cominci la gente a capire che l'ambiente è nostro, non è che sia di qualcun altro, è nostro, e se qualcuno riesce a fare qualcosa come Plastic Free e altri distruggono il loro operato, questa è una cosa da condannare, da sanzionare e mi allargo anche da intervenire in maniera penale.